Disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non a TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti. E declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere il denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con TICMIL UK LTD e TICMIL Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, webinar consueto del venerdì, insieme a me il mitico Tony Cioli Pubiani. Come ogni venerdì, piccola presentazione del broker che rappresento, TICMIL. TICMIL è un broker non dealing desk, significa che il 100% delle posizioni vengono girate direttamente ai liquidity provider senza alcun intervento da parte del broker. Regolamentazione FCA UK con fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è mediamente, si aggira sui 0,1 secondo, garantita dagli oltre 10 server sparsi per il globo. Non ci sono le quote limitazioni e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune, come scalping, arbitraggio, chi più ne ha ne metta. Gli spread partono da zero, con le commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è la mappa dei server di TICMIL, quelli più importanti di Londra, Virginia e Tokyo. Potete confrontare gli spread e le commissioni di TICMIL con gli altri broker in qualsiasi momento affidandovi a un sito esterno, il famoso MyFXBook, e potete vedere, constatare voi stessi come quasi sempre TICMIL abbia gli spread e le commissioni tra le più basse rispetto agli altri broker. Grazie a queste caratteristiche, per 2 anni di fila TICMIL è stato insignito del premio come miglior broker per esecuzione ordine, sia nel 2018 che nel 2019. Ok, sono stato molto rapido con la presentazione e adesso mi sposto sulla piattaforma. Saluto Tony, ciao Tony. E buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao. Eccoci. Ok, Tony, allora, a parte il mio insacco su Eurofranco, settimana abbastanza, diciamo, sempre la solita fotografia, ci troviamo con questi indici che continuano a segnare nuovi massimi e vedevo, stavo vedendo un po' il DAX che adesso, ma anche un po' sul Nasdaq, se vogliamo, andare a testare, diciamo, i minimi di giornata. Che settimana è stata, Tony? Una settimana solito piena di contraddizioni, una settimana che alla fine a oggi sembrerebbe chiudersi in maniera negativa, seppur frazionalmente, perché tutto sommato, insomma, adesso vediamo il Nasdaq sul livello di parità, vediamo lo Standard & Poor's invariato anche lui, meno 0,10 per l'esattezza. Vediamo il DAX sulla parità, l'Italia un pelo più debole per via delle banche e per via della situazione politica che si sta avvitando a partire dalla serata di ieri sera, dove effettivamente le dichiarazioni ufficiali da parte di Renzi e da parte di Conte darebbero vita a una potenziale crisi di governo, anche se Mattarella, lo diciamo subito, Presidente della Repubblica, ha già messo le mani avanti dicendo che siccome c'è un referendum costituzionale a fine marzo e inoltre dei motivi tecnici non specificati per giugno, insomma, potremmo ritornare forse a votare a fine settembre. E questa è però una situazione, insomma, che una volta i mercati l'avrebbero presa in maniera decisamente peggiore. Oggi i mercati snobbano tutto perché questa è la moda. Abbiamo avuto il coronavirus
che è partito da metà gennaio e abbiamo visto un Nasdaq che da 8.900 punti è arrivato a, parlo del Nasdaq 100, a 9.600, 8.950, 9.600, e quindi 650 punti su 9.000 vuol dire un 6,666%, 7% in 2 settimane di un indice, il secondo più importante al mondo, ma forse anche il primo, perché di Nasdaq 100 a Apple, a Amazon, a Google, a Microsoft, a Netflix, a Tesla, insomma, a delle aziende evidentemente le più importanti al mondo. E quindi questa è la situazione. Lo stesso Standard & Poor's batte record su record, anche ieri mi sembra abbia stabilito un nuovo record. E l'Italia, malgrado tutto, malgrado il suo prodotto interno lordo, malgrado negativo nell'ultimo trimestre del 2019, quando ancora non si sapeva cosa fosse il coronavirus, sia negativo, malgrado la potenziale crisi di governo, malgrado la produzione industriale nel fosso e tutto eccetera, insomma, vive splendore, perché è dal 2008 che non eravamo a questi livelli. Evidentemente chi dice, appunto, chi segue il trend a parole, ma nei fatti me lo auguro per lui, avrà fatto affari d'oro. Chi trae conclusioni in base anche a quello che succede, o è insaccato o sta soffrendo, insomma. Evidente è questo. Questo è sui mercati azionari. Tra l'altro, tutto è riflesso oggettivamente la situazione dal cambio euro-dollaro o dall'euro, che soffre tantissimo nei confronti di tutte le valute mondiali, in particolare franco-svizzero, ne parlavo prima con Giuseppe. Col dollaro abbiamo visto 1,8 in pelo e via. Ne è esempio clamoroso l'oro, 1.581 col dollaro forte, per cui vale già un 1.600, 1.610. L'oro adesso, per un detentore di valuta euro, è sui massimi assoluti da tanti anni. Perché avevamo visto, è vero, un picco di 1.600 e qualcosina l'8 gennaio, mi sembra, del 2020, quando ci fu la ritorsione dell'Iran nei confronti degli Stati Uniti d'America per quella guerra, pseudo-guerra Iran-Stati Uniti, dopo l'uccisione del generale Soleimani, ma avendo guadagnato più di due figure il dollaro, che vuol dire il 2%. Se noi traduciamo il 2% di 1580, sono 30 di 1580, sono 32 dollari da aggiungere agli attuali 1580, per cui chi detiene euro oggi è come avere l'oro a 1612, perché il potere di acquisto, chi ha comprato oro, l'oro è valutato in dollari e quindi ha un ulteriore guadagno. Massimo dell'oro, massimo dell'euro e del dollaro, che oggi sappiamo ha un connotato dollaro di rifugio, così come il franco svizzero, così come lo yen, ma anche il dollaro. Massimo dell'oro, Bund, che mantiene i 174,50, quindi mantiene dei livelli altissimi per tutte le obbligazioni che hanno anche loro recuperato, e quindi situazione contrastante tra guerre, tra livelli di indici alti, altissimi, e situazione denotata sia dai fatti sia dalle commodity, rame, petrolio, insomma, ha un po' rimbalzato, però siamo sui minimi di periodo, e rame, a seconda di come uno, come quotato, comunque uno 7-8% meno di un paio di settimane fa. E quindi la situazione è chiarissima. Proprio qui, in occasione di questo webinar, volevo porre in anteprima delle riflessioni che sto facendo per scrivere la mia weekly note. A me sabato mattina mi tocca, mi pagano, eh? Non lo faccio da paladino, pagano bene anche.
fare delle riflessioni che scrivo, poi queste riflessioni le metto nella bacheca e vengono riportate da altri siti di natura finanziaria, questa Weekly Note for Vontobel, e che mi pone ogni volta di fare delle riflessioni e questa volta le condividevo con voi e siccome il livello è abbastanza alto, purtroppo mantenere questo livello di scritte mi obbliga a studiare sempre di più per cercare di inventarmi sempre qualcosa di nuovo, perché una cosa è scrivere una cosa ogni tanto, una cosa è scriverle tutte le settimane e sono tanti mesi, è da settembre che le faccio, per cui ne avrò già fatto una 25 circa. E l'osservazione che devo fare, che poi traiamo anche delle conclusioni operative, è che i professionisti che agiscono sui mercati finanziari sono di due categorie. C'è ovviamente il parco boy, quello che viene definito, il retail, tra cui mi posso anche inserire anch'io, non c'è nessun problema. Poi ci sono diciamo, o i fondamentalisti o gli esperti che traggono le loro conclusioni su quello che succede, sui dati oggettivi, facendo riferimento alle aziende quotate, ai loro dividendi, ai loro utili, ai price earning, alla situazione macro generale, e quelli che traggono conclusioni. Non, gli analisti tecnici, massimo rispetto, però non è che movimentano. Lo dico sinceramente, movimentano in maniera enorme i mercati. Evidentemente loro cercano di seguire però i mercati, ma non è che un pattern fa sì che va su o giù lo standard pure, per intenderci. Evidentemente l'analista tecnico si avvale di quello che succede per cercare di prendere una parte di trend anche lui. Ecco, nella realtà ci sono due generi di professionisti, appunto il primo che si avvale dei fatti oggettivi, il secondo quello che John Maynard Keynes chiamava speculatore, che per me è un'arte nobile, io sono uno speculatore, nessun segno negativo, però è quello che cerca, se ne frega di quello che è il dato oggettivo intrinseco della situazione e cerca solo di anticipare gli operatori, la massa del mercato, andando psicologicamente a intuire quello che potrà fare il domani. Questa è la speculazione, il vero senso della speculazione. Quindi la speculazione, cosa sta facendo la speculazione? La speculazione, ha intravisto la speculazione professionale, la possibilità di anticipare ogni danno, ogni problema, ogni cosa nefasta attraverso acquisti, perché conscia che prima o poi questa cosa qui si risolva e quindi anticipare i follower, quelli che evidentemente vedono un qualche problema che si risolve per vendergli la roba a più caro prezzo. E questo è il gioco. Se ci pensate, i dazi, sono riflessioni che ho fatto tra ieri e stamattina, i dazi sono stati messi, non è successo fondamentalmente niente, anzi la situazione, quella che ha detto Trump dall'inizio alla fine è stata poi messa in atto, i dazi esistono, solo che poi a volte c'erano delle minacce di peggiorarli, di fare cose più difficili. Insomma, fatto sta che ogni volta che c'era una notizia negativa nel 2019, tempo un giorno, 2 giorni, questi ribassi venivano riassorbiti e poi alla soluzione del problema, alcuni hanno detto, oh, hanno risolto il problema, compriamo anche noi, e evidentemente chi ha fatto la spesa qualche ora prima, qualche giorno prima, ha sempre avuto ragione. Ogni ribasso è stato ricomprato. Ogni ribasso è stato ricomprato. Mettiamola come vi pare, non voglio fare filosofia, per cui chi ha avuto il coraggio di tapparsi il naso e su meno due, perché Trump aveva detto che ai cinesi raddoppiava i dazi, quante volte lunedì mattina è successo? 3-4 volte.
perché l'impeachment, perché la Brexit diventava hard, perché i droni erano esplosi nei pozzi petroliferi, perché il coronavirus aveva fatto 1.000 morti e 400 morti. Ogni problema è stato ricomprato. E questo ormai, cosa che avevano fatto i lungimiranti miei amici che invidio speculatori, è diventato un po' un hobby. Io stesso non devo ammetterlo, qualche volta con il minimo, con un contrattino, mi sono divertito. Parliamo di poche decine di euro, non voglio fare il fenomeno, però ho cominciato a fare per fare 6-7 punti alla volta con un contrattino. Ho provato a scucchiare da sotto, ma gli ultimi 2 giorni, e in effetti è proprio una porcheria, cioè facilissimo. Cioè, anche ieri ero in macchina. Ieri sono andato a Milano a vedere un concerto di una cantante americana per mia figlia di 13 anni che l'accompagnava, non mi ricordo neanche come si chiama, Ausil, qualcosa del genere, Ausil. E ero lì in macchina guidando mia moglie e ogni ritraccio mettevo un nasdacchino, poi brrr, aspettavo 5 minuti, faceva sì. Insomma, hanno imparato a fare questo giochino qui. E quindi effettivamente anche adesso mentre parlavo ho visto il Nasdaq che andava a 9.593, eccolo qui 9.605, e questo è il giochino che va di moda attualmente. Evidentemente chissà quanto può durare ancora, chissà quanto, probabilmente potrà durare fino a che quelli che non si mettono a fare questo giochino siano di più di quelli che subiscono. E funziona così, il mercato funziona così. Quindi se addirittura io mi metto a fare questo giochino, che non sono nessuno, si metterà a farlo anche qualcuno che magari sta sentendo, qualcuno lo sta già facendo, qualcuno comincerà. Quindi il mercato, che ha bisogno di equilibri per poter continuare a fare, non può assecondare un gioco che fanno tutti. I primi che l'hanno fatto hanno guadagnato un pacco di soldi, quelli per secondo hanno guadagnato. Adesso io ogni tanto rischio perché provo il long, c'ho una paura tremenda, però se aspetti non guardi, alla fine te la cavi sempre. Prima o poi danno un'insaccata, ma un'insaccata a tutti di cui che farà male. E questo è un po' il discorso, perché effettivamente ci sono dei valori fuori dalle logiche normali, al di fuori che stabilire un valore di prezzi sia complesso sempre, perché i prezzi di un'azione, i prezzi di un indice non li può stabilire solo il price earning medio, non c'è un numero che dice deve essere 18, deve essere 40, no, deve essere sempre raffrontato con le alternative. E quindi se oggi un'Apple che da 15 dollari di dividendo all'anno poteva aver senso valesse 200 dollari, perché magari i bond rendevano 2,4% i bond decennali. Oggi la stessa Apple con i bond decennali che rendono l'1,2, l'1,3, può darsi abbia senso che valga anche 300. E il giorno che i bond daranno zero, se mai lo daranno, potrebbe aver senso che valga anche 400, per cui capite come è difficile avere delle sicurezze in questo modo. Fatto sta che, secondo me, c'è troppo l'idea di comprare ormai con questo giochino qui, e evidentemente stiamo entrando in bolla. Io raramente parlo di bolla, però stiamo entrando in bolla perché di fronte a dei problemi oggettivi di natura macro, e adesso vi dico quali sono, no, non puoi fare un fuzzi-mib al di fuori che l'Italia è più economica, l'Italia è.
non puoi fare il record degli ultimi 11 anni, non puoi fare il record storico della Germania, del DAX, di 150 punti prima del precedente, non puoi fare 700 punti, 650 punti di Nasdaq, proprio per una logica fisiologica del mercato che ha bisogno di un ritraccio naturale, salutare. Quante volte abbiamo detto un ritraccio salutare? Sono stronzate? Saranno stronzate, l'abbiamo detto per 30 anni, un ritraccio salutare e poi si riparte. Ecco, questa è la mia idea. Detta questa, evidentemente, se il giochino lo fanno tutti, vuol dire che stiamo entrando nella fase di irrazionalità e a questo punto la patata sta scottando. La patata sta scottando, c'è un giro continuo di gente che compra, fa dei trattini, rivende, compra, rivende, quando ritraccia recupera sempre, per cui è abituato un po' a questo sistema. In un momento in cui prodotto intorno lordo italiano meno 0,3, ultimo trimestre, PIL tedesco uscito stamattina 0, cioè la Germania 0, stagnazione vuol dire 0. Cioè non 0,1, già ride, 0,0, cioè praticamente negativo. Francia più 0,2, anche lei clamoroso, per cui abbiamo Germania, Italia, Francia, gli unici tre stati veramente tosti della Comunità Europea, a zero. Poi c'è la Spagna, adesso non sono informato sulla Spagna, che è il quarto, il quinto è l'Olanda, comunque quei tre lì, zero. E infatti mi sembra che il dato aggregato del PIL finale europeo sia più 0,1, cioè una cosa spaventosa. In questa situazione si stappa lo champagne e quindi uno che trae qualche spunto dai fondamentali o vado a buttarmi nel fiume e vi saluto. O devo dire la mia, perché ho 58 anni, quasi 58 anni, se ho sempre parlato di queste cose in certo modo, non mi ritiro certo oggi per convenienza e diplomazia. E questo è un po' il messaggio. Evidentemente anche io, ma un po' massacrato, ho dovuto fermare con sta logica degli stop o adeguarmi proprio a delle size più di libidine, per cui lascio un qualche cosa, 0, un quinto, un sesto della mia cosa, perché dopo un po' ti rompi anche le scatole, e rimani dell'idea addirittura di scucchiare da sotto, come tergicristallo, le cose che sappiamo, e di cercare di breccarla se ti va giù, ma non sono riuscito neanche a breccarle, i miei long. A volte vanno insaccati di 8, 10, 12 punti, 30 punti di qualche cosa, ma il tempo di dire oh, ma l'hanno insaccato già è risalito. Per cui anche non volendo shortare, non volendo longare, riesco a non perdere long. Stranamente, perché. E questa è un po' questa situazione venerdì. L'Italia, secondo me, trarranno gli operatori le conclusioni che potrebbero essere di tutti i tuoi versi, ma più probabilmente negativi, lunedì, perché la situazione, insomma, io sinceramente li ho guardati, ho guardato molto il telegiornale stamattina, ho letto, ho visto le interviste e ho visto, insomma, Renzi è un mago in queste cose qui, per me Renzi ha una capacità strategica di fare politica che è un fenomeno. E l'ho visto bello incazzato. Sì, ho visto anche l'intervista di Conte, insomma, uno è Renzi, l'altro è Conte. Non credo vada a finire tra la luce e il vino. Credo che continui ancora. E quindi questa situazione qui potrebbe effettivamente disturbare. Oggi disturba pochissimo, praticamente niente. Praticamente niente, perché l'Italia poteva essere 25.000, 24.9, 70, adesso non di più, coerentemente al DAX, e siamo a 8,60, insomma, siamo a 0, e quindi diciamo che è tutto da vedere. E questa è un po' la mia idea molto, molto chiara
Spero di essere stato chiaro un po' sull'Italia e sul mercato in generale. Se ci sono domande, vogliamo vedere altre cose, Ci sono a disposizione. sono molte domande. Prima che tu iniziassi a parlare, io avevo posizionato un sell sotto il minimo nel Nasdaq. Ahimè, se ti avessi sentito, avrei preso la scucchiaiata da sotto, come dici tu, però in long. Invece, Ah, ma ho fatto io ricorsa mia. dopo un po'. Io ho tre figli da mantenere e cioè, dopo un po' uno sta capito, cioè, Mi mi sono metto a fatto fare i invece giochini. della follia di shortarlo il minimo, e invece. Però vediamo adesso, comunque ho messo è una size, come ho detto sempre, molto bassa. Vediamo quanto perdo se va a fare i massimi. Ah, 75 euro, ok. Sostenibile. Dà sempre fastidio, però è assolutamente una size piccola. Allora, Tony, ci sono diverse domande. Allora, e oggi ce ne sono tantissime. Alcune molto belle, anche se questa è lunga. Allora, partirei con quella di Luigi. È una domanda molto lunga, però è molto interessante, Tony, quindi te la leggo. Allora, ciao a tutti, una domanda per Tony che saluto. I dati usciti nelle ultime settimane fotografano una situazione economica molto diversa tra USA e Europa. Mentre gli americani registrano ottime performance, soprattutto sul fronte mercato del lavoro, noi europei mostriamo forti segni di cedimento. I nostri cugini crocchi hanno segnato il passo in modo deciso. Come ritieni possibile che non ci sia un disallineamento tra le quotazioni degli indici americani e quelli europei? Nel senso, come può il DAX con queste prospettive segnare nuovi massimi e peggio ancora il nostro FIB? Capisco le prospettive di un nuovo QE, ma negli anni addietro siamo scesi molto nonostante appunto il quantitative easing. E poi, non ti sembra un po' sottostimato l'impatto del coronavirus? A mio parere, i mercati stanno scommettendo in modo azzardato sul riassorbimento rapido del problema del virus. Cosa ne pensi? Ce l'ho fatta. Va bene, Luigi. Allora, parliamo dal coronavirus. Sì, io appunto cercherò di scrivere nella mia weekly note domani proprio questo, ti davo la risposta. Ci sono due categorie di investitori, di operatori di borsa professionali. Tenete conto che io uso la parola speculatore, per me è mio idolo, uno bravo che è riuscito a cavalcare il rialzo per davvero, non a parole sui social network o sui video, ma che l'ha cavalcato da trader davvero, è il mio idolo supremo, mi inchino, analista tecnico, Gann, quello che volete, è stato bravissimo. Perché aveva ragione, amen, l'ha tenuto, uno provato io, sto provandoci io dopo molti mesi, ecco, premetto questo, però la speculazione non guarda in faccia a nessuno, non guarda i fondamentali, guarda solo l'aspetto psicologico della massa degli investitori e il suo interesse è solo di anticipare di qualche istante la speculazione. Quindi spiego che avevo già fatto un articolo un mese fa esatto, 4 weekly fa, che si intitolava E dai problemi. Si chiama, voi scrivete Tony Cioripubiani, Fontobel, oppure dai, Tony Cioripubiani, oppure sulla mia bacheca, e dai problemi che nascono le occasioni di acquisto. E l'avevo scritto prima del coronavirus e ironizzavo, finivo ironizzando, perché c'era il problema del generale Soleimani e c'era il problema della guerra Iran-USA, e ancora non si parlava di coronavirus, dicevo, oh, adesso la borsa era un po', dico, speriamo che accada presto un problema grave perché le borse possano ulteriormente andare avanti, perché se finiscono i problemi le borse non vanno avanti. E paradossalmente sembrava, ero ironico lì, però è successo esattamente quello, perché dopo 3 giorni è venuto fuori a fine gennaio il problema del coronavirus, o il 2 febbraio, 28 gennaio, adesso a cavallo di quei giorni lì, e le borse, dopo una caduta ridicola, hanno trovato motivi per dar fuoco alle polveri. E più il problema è andato l'altro giorno, l'altro ieri, ho sentito i morti sono passati da 1000 a 1400, drawdown notturno pesante, ieri. Tutto il giorno 100 punti meno, 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 e poi pilin, 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 l'apertura di Wall Street, timidezza e poi nuovi record.
E quindi, come vuoi che te lo spiego? Sì, indubbiamente c'è uno scostamento pazzesco, rispondo sì, lo scostamento è pazzesco, ma il paradosso è che la speculazione oggi, sempre più numerosa però, e sempre più popolare, ecco, uso sempre più popolare, ha capito il giochino, mi sono messo a farlo anche io e quindi se il problema è grosso, si tura il naso, mette una size, se sono inquadrato, un po' in basso, si mette lì, compra, va a fare un giro dopo 2 ore, 3 ore, il giorno dopo, ha la possibilità di recuperare tutto il gap che ha comprato, cioè il meno più un ciuccio più. Questo è il giochino che fanno. Non so quanto può durare, per cui rispondo a questo. La seconda parte della domanda, che era interessante, quella di Luigi. Aspetta, Giuseppe, mi senti? Sì. La prima era sul la prima parte, scusa, la seconda ho risposto al coronavirus. La prima, era quella degli indici europei, Disallineamento tra gli discostanti. indici. Lì rispondo, secondo me, si sono comportate abbastanza bene le borse. Non, adesso non so Luigi che ottica ha, però in un'ottica storica di ultimi anni, almeno gli ultimi tre, partiamo dal 2017-2018. È vero che l'America va molto bene, l'Europa arranca e quindi ci dovrebbe essere proprio una distonia, una grossa differenza. Però anche è anche vero che il record del DAX a partire da gennaio era di metà gennaio 2018. Il DAX aveva già fatto 13.590. Il 27 gennaio 2018, non vorrei sbagliare, comunque a gennaio 2018, per cui è rientrato solo adesso, mentre l'America dal 18 al 20 in questi 2 anni ha fatto altro, cioè quando il record della Germania, adesso te lo dico perché c'ho qui tutti i grafici, te lo dico così se ti rispondo non con le chiacchiere, ma con dei dati. Allora, te lo dico, scusate un attimo, ma vale la pena guardarci. Ecco, lo Standard & Poor's, sto guardando il daily dello Standard & Poor's, nel gennaio del 18 era a 2006. La Germania stappava il record 13.600 e questo da 2006 è andato a 3,4 quasi, da 2006 a 3,4 e la Germania è di nuovo a 13.600. Per cui quello che hai detto Luigi è giustissimo, ma in un'ottica di brevissimo non lo percepisci, cioè te dici come può la Germania essere, ma in un'ottica di uno che guarda i mercati negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, dico cazzo, la Germania è stata ferma. Non faceva un record da 2 anni e un mese, adesso l'ha fatto e l'America ha fatto da 2,6 a 3,4, per cui l'America ha fatto il 30. E non guardiamo il Nasdaq, se guardi il Nasdaq ti metti paura, tieni conto che guarda la reta Trump che è arrivato ieri, il Nasdaq 100 era 4,6, ecco, per cui il Nasdaq e il DAX sarà stato a 12,2, 11,8, adesso non. Per cui ti rispondo con i dati, in un'ottica del momento questi indici non ce l'hanno fatta più, perché c'è un principio assoluto. Gli indici europei storicamente sono in qualche modo correlati con gli indici americani. Avevano perso un po' la corda, e dai, e dai, e dai, e dai, l'hanno recuperato. Stesso discorso vale per l'Italia. L'Italia era dal 2008 che non aveva sti valori, è vero che stacca dei bei dividendi, per cui rimane più indietro, però e dai, e dai, e dai, quando poi il Nasdaq 100 è arrivato a 9.600, lo Standard & Poor's è arrivato a 3.400, ho detto basta, rivediamo almeno i valori di 2 anni fa. Ecco, questa è la mia risposta. Ottimo, Tony. Allora, proseguo con le domande perché ne sono tante. Allora, Lorin chiede: ciao, da quando vi seguo entrambi da meno di un anno, sono molto soddisfatto, grazie Lorin. Volevo sapere fino a quanto può arrivare il gold e se eventualmente è un buon momento per entrare a mercato o long o short sul gold. Beh, oddio,
Il gold sembra sempre caro, un po' come l'Enel, come un po' il Nasdaq, cioè come l'Apple, come quei titoli lì che sembrano sempre cari e hai paura di entrarci, ma se lo compri, anche se prendi un inevitabile drawdown, poi risale sempre. E loro, questa è la situazione. Loro, secondo me, va comprato, amen, adesso, perché continua, oggi sta facendo 6 dollari rispetto a ieri, che già sembrava una pazzia, con le borse tutto sommato stabili. E vorrei vedere loro un giorno con lo Standard Poor's meno 1. E quindi io, come consiglio, do sempre questo: se vuoi shortare, non shortare, compra oro, perché male che vada con l'oro rimani lì. E se magari venisse giù tutto, hai la possibilità anche addirittura di comprare. Questa è un po' la mia logica. Per cui l'oro mai short, mai, mai, mai. Cioè, poi c'è un fenomeno di tanto che mi scrive: hai visto? Cioè, è chiaro che l'oro non è che da qui a tutto l'anno sale tutti i giorni. Ci sarà il momento che prende delle pause. Abbiamo visto l'oro che da 1590 è sceso fino a 1560, 63, però alla fine, con tutto sui record, rimane sempre lì. Per cui l'oro long, dove può arrivare? Dove può arrivare, direi, delle cose a caso, però secondo me è ipotizzabile. Tieni conto che abbiamo il dollaro fortissimo, e il dollaro fortissimo fa effetto leva per chi ha comprato l'oro con dei certificati, con degli ETF in euro, perché c'è anche un 1% in più, un 2% in più, un 3% in più, secondo quando l'ha comprato, perché il dollaro adesso si è apprezzato finalmente di 2-3% rispetto ai valori, finalmente, a me frega niente, cioè, anzi dispiace perché ero più eurista, però si è apprezzato, quindi chi ha comprato l'oro ha anche la rivalutazione del dollaro. Per cui rispondo: dove può arrivare? Non lo so, può arrivare ancora a tanta strada, non lo so, può arrivare da qui a 10 anni, per me può arrivare a 3.000 dollari, ecco, da qui a quest'anno può arrivare 1.650, 1.670, circa lì, un 5-6% a secondo. Ecco, tutto qui. Dimmi un'altra. Allora, un po' l'hai spiegato sul discorso di diciamo abbassare un po' la size per lavorare comunque questi trend al rialzo e quindi pararsi un po' gli occhi e avere coraggio nel rialzo. Però ti chiede Eros, con quanta difficoltà un fondamentalista opera in uno scenario così? Non ci sono motivi, eppure tutto sale sempre. Eros, non so se Eros Marcus, comunque Eros Marcus lo conosco bene, anzi lo saluto, e anche di Eros o lui o Ramazzotti. Io speravo fosse Ramazzotti, però insomma, va benissimo. Non ne conosco più. No, sto scherzando. Beh, è vero, è un fondamentalista, infatti io ho sbagliato abbastanza nel 2019, ho sbagliato abbastanza perché già, insomma, è un po' che non è che sono negativo oggi, sono negativo già non pesantemente, con cautela, qualche cosa, insomma, sull'azionario già da 6-7 mesi, per cui bene o male è sempre salito tutto, per cui le difficoltà le ho avute. Però dopo un po' cerchi di capire, ecco, quello che scrivo io nelle mie weekly note, quello che scrivo è veramente quello che penso. Cioè, io ho questo vantaggio, non è che scrivo delle cose per fare il diplomatico, per pararmi, no, io scrivo quello che... Per cui capisci qual è la situazione e resisti e non shorti, o shorti su dei massimi. Se tu shorti sul massimo, aspetti lì, un pullback, qualcosina ce l'hai, allora magari prendo veramente delle briciole, ma dei grossi affari non ce la faccio, perché a star long non ce la faccio neanche. Per cui rispondo a Eros, a
ha delle difficoltà, un fondamentalista notevole che ho dimostrato, delle difficoltà, delle view, dove tutto sommato, pur facendo sempre delle premesse, perché io faccio sempre, quando scrivo delle premesse, e bene o male nelle premesse mi paro il sedere, però scrivo anche quello che penso, delle difficoltà, poi ci adattiamo, smettiamo di shortare, addirittura ogni tanto provo dei longhini sulle scocchiaiate da sotto con degli stop rigidi, perché non vorrei mai andare a perdere con degli short, con dei long adesso, e ci adattiamo. Insomma, la capacità di un trader è anche quella di riuscire a capire il momento. Io adesso dico che c'è un impazzimento generale della speculazione professionale che ha incominciato a fare questo giochino, e quindi mi adatto e non dico che vado long tutto strada, però più o meno evito di soffrire. Perfetto, Tony. Allora, altre domande sulla liquidità, sia Alessandra che Luigi. Alessandra dice: non siamo in una trappola della liquidità, e Luigi dice: dove la mettiamo questa liquidità e come controlliamo il rischio? Queste Allora, sono le questioni. trappola di liquidità economicamente intesa, sì, siamo in una trappola di liquidità, cioè sono quegli effetti perversi che in un mondo economico l'eccesso di liquidità può procurare. Trappola della liquidità, io ogni tanto lo ricordo, qui forse non l'ho mai fatto, che l'eccesso di liquidità o i tassi negativi a zero consentono alle imprese zombie, quelle chiamate imprese zombie, usate i motori di ricerca, trovate queste cose che vi dico, non è che le invento tutte io. Le imprese zombie sono quelle imprese che di fatto riescono a sopravvivere, non efficienti, un po' arcaiche, antiche, che riescono a sopravvivere per il fatto che gli oneri finanziari non pesano più e costituiscono barriere di entrate a altre imprese più efficienti, più innovative, più giovani, che lavorerebbero qualora le prime imprese fallirebbero per gli oneri finanziari. Gli oneri finanziari erano una voce importantissima nei bilanci delle aziende degli anni 80 e degli anni 90, specialmente in Italia. Il fatto che adesso il denaro sia zero gli consente di sopravvivere, che va benissimo per gli imprenditori e per i lavoratori, massimo rispetto di quell'azienda lì, però in un sistema globale lo rendi più inefficiente, perché alla lunga il libero mercato fa sì che se tu continui dai sussidi a un'azienda che insomma va bene ma non benissimo, e non ne crei una nuova, e questo non va male, insomma. E quindi questo è un po' il discorso. E questa, la trappola di liquidità c'è. E l'altra domanda sulla liquidità era? No, Una. in sostanza era come gestire il rischio, quindi immagino Uno può come anche. trader investitore in questo caso, Io forse meglio come investitore. ecco, questo è un classico, se lo capita bene. Avere liquidità a zero non è. Io quando devo gestire, ho sempre della liquidità, essendo così negativo adesso sui mercati. Ho paura anche a comprarmi un BTP, perché va bene quando rendeva l'1,5, l'1,4, l'1,2. Adesso ho paura, sono un gran pauroso. Ma uno detiene la liquidità, la tiene sul conto corrente liquido, è normalissimo avere liquidità. Tra l'altro, eviti di pagare il 2 per 1000 dell'imposta di bollo che c'è in Italia sugli impegni e sugli asset mobiliari, e già guadagni quello, cioè non è poi un dramma mantenere liquidità, perché se la vai a mettere e perdi è peggio. Quindi in una situazione del genere io adesso voglio costruire, stavo parlando con foto anche dei certificati di investimento short, cioè dei certificati che ti danno, non so, un 8, 9, 7, 8, 9%, se ad esempio il Nasdaq 100 non tocca, dico un numero, 10.500 entro l'anno. A me piace questo gioco qui. Puoi anche fare un impegno reverso su degli eccessi. Ecco,
Questa è un po' la mia idea di quest'anno. Puoi anche impegnare liquidità nell'acquistare un qualche cosa che ti premia se il mercato può salire, ma non di un ulteriore 10%. Perfetto, allora io direi di chiudere, magari allora ci sono altre domande, un indice che non abbiamo mai valutato in queste sedute è quello del Regno Unito e Yuri chiedeva appunto se l'indice inglese possa recuperare la debolezza rispetto agli altri e poi Grazia faceva una riflessione, diceva per assurdo ci vorrebbe un dato buono per far scendere gli indici per il principio dell'irrazionalità. Ci sono altre domande su richieste di analisi, però quelle le vediamo lunedì. Simona, poi sul petrolio, magari lunedì alle 8:45 noi siamo nuovamente qui e quindi facciamo anche poi sull'indice cinese, perché vedo ci sono diverse richieste, li vediamo poi nello specifico lunedì alle 8:45. Questo è Sì, un po'. ne avevi lasciata una in sospeso? Ma solo se volevi aggiungere qualcosa sull'indice inglese, se è qualcosa che segui. L'indice inglese, ma guarda, l'indice inglese non è proprio, lo guardo, io posso dire, mi sembra aver capito che c'è una sostanziale rivalutazione del cable o della sterlina un pochettino rispetto agli eccessi di minimo, siamo ritornati a 1,30 e 14. E posso dire solo che l'indice inglese è molto correlato inversamente alla forza della sterlina. E quindi anche paradossalmente una sterlina che migliora mette in difficoltà l'indice inglese. Questo è quello che avviene. Io, boh, insomma, non sono un maestro dell'Inghilterra e nemmeno dei cambi, però credo. No, credo che l'indice inglese possa recuperare perché non escludo in questa volatilità che ha questa sterlina qui, non escludo di nuovo una caduta della sterlina e quindi una rivalutazione dell'indice inglese. Tutto sommato è questo che penso. C'è da dire che anche l'indice inglese, che in questo momento lo vedo un po' in difficoltà, storicamente, lo vedo a 7,420, storicamente poi anche lui è bello pompato. Adesso sta perdendo, ma sicuramente per questa forza della sterlina, direi per questo, perché quando una sterlina è forte, vuol dire che tutto sommato gli investitori, almeno oggi, in questi giorni, stanno pensando a positivo per il Regno Unito. Purtroppo l'indice però ne soffre perché evidentemente una sterlina forte impedisce, o più forte di prima, impedisce le esportazioni e l'appetibilità dei prodotti delle aziende quotate sulla UK 100. Ok, allora io chiudo con Tony, un minuto lo dedichiamo a Ettore perché scrive: Ciao a tutti, e un saluto speciale al mago che è fonte di ispirazione per neofiti come me. Volevo chiedere a Tony se secondo lui in questo contesto di incertezza il Bitcoin si stia ritagliando una fetta del mercato tra gli asset e rifugio. E poi anche Alessio facciamo un commento interessante dove dice vorrei porre l'attenzione sull'indice real estate americano perché nell'ultima settimana ha accelerato rompendo i massimi storici di decenni fa. Molto fotografico sul Bitcoin, Tony, Ah, su tu hai Bitcoin qualcosa? sì, si comprano tutto, c'è questo eccesso di liquidità fantastico perché c'è stato il coronavirus, quindi anche i cinesi hanno messo 170 miliardi sui mercati e quando vanno 170 miliardi sui mercati, magari vanno sul mercato cinese, ma il mercato cinese si alza in correlazione dalla vivacità al Nasdaq, che dà vivacità allo Standard & Poor's, che dà vivacità al MIB, che dà vivacità a tutto, oro compreso, petrolio, vedo che tiene i 52, 51,90, malgrado non sia un asset destinato a salire ulteriormente, non, così rispondo anche all'altra domanda, mi sembra di Simona, e quindi anche il Bitcoin ci guadagna perché c'è questo acronimo che si dice TINA,
Tina, che vuol dire there is no alternative, there is no alternative, non c'è alternativa, e quindi questa liquidità, c'era stata anche una domanda, ma questa liquidità come la gestiamo, questo eccesso di liquidità? Ognuno va a cercare qualche cosa e c'è chi compra l'oro, c'è chi compra Bitcoin e quindi anche il suo momento. Bitcoin, al di fuori di questo, non sono in grado di dirlo perché è uno strumento complesso che ho provato a studiare qualche cosa, però ha una volatilità tale dove lascio ai maestri del Bitcoin le loro considerazioni. Non sono un negativo su Bitcoin, perché mai dire mai in borsa, però sicuramente adesso siamo vicino ai 10.000 dollari al Bitcoin, mi sembra. L'ho visto almeno ieri 9.9, ho visto il superamento del 10. Va bene così, insomma, non sono un esperto, preferisco lì, quello lì, quando cala, io sono sempre un contrario. Quando cala, ecco, quando era andato a 8,2, 8,3, 7,9, 7,8, mi aspettavo che potesse diventare 10. Adesso a 10, magari aspetterei un 9 per provare a rientrare. Ecco, farei questo gioco qui, ma è un gioco da profano e non da esperto, che guarda solo i numeri e non sa nulla di più. Perfetto Tony, grazie, davvero hai risposto a tantissime domande. Forse me ne sono dimenticata qualcuna, però le vediamo poi lunedì alle 8:45, ripeto, siamo nuovamente qui. Grazie a tutti e vi auguro un buon weekend. Grazie a tutti davvero.